Francesco è una brutta persona, pessima, ed è consapevole di esserlo, perché chi fa quel mestiere lo deve sapere. Il Francese è un romanzo che affronta il tema della prostituzione nella provincia da vari punti di vista, dal punto di vista di cosa sono questi strani personaggi che non piacciono a nessuno, che sono i macro, i magnaci, i protettori, come li vogliamo chiamare, come sono le donne che lavorano all'interno di questo mondo e cosa sono i clienti. Il titolo l'ho rubato dalla realtà, nel senso che frugando in quel mondo a un certo punto ho scoperto che c'è uno che viene chiamato il Francese e che di fatto, perché ha quest'aria da macro, pensa che darsi delle aree da macro sia in qualche modo chic, in realtà è esattamente come gli altri. Sì, la copertina ha una bella storia, perché è arrivata la prima bozza e c'eravamo già, e avevo proprio riconosciuto il Francese, il personaggio, gli mancavano proprio alcuni dettagli come i capelli un po' lunghi sul collo, e poi era perfetto. Questo romanzo ha avuto una lunga gestazione, perché io parto sempre dalla realtà, per cui innanzitutto ho aspettato l'occasione per poter raccontare in modo molto iperrealistico quel tipo di mondo, perché appunto secondo me è un mondo molto poco conosciuto, poco noto anche dal punto di vista del romanzo. Quindi quando mi è capitata l'occasione ho cominciato ad approfondire e ci è voluto del tempo. Io sempre faccio lunghe interviste, devo vedere i luoghi, capire bene le situazioni. Prima è arrivato il personaggio e poi è arrivato il romanzo. No, io ho voluto introdurre nel romanzo un concetto importante, che è quello di prostituzione come vendita di un servizio e non vendita del proprio corpo. Nel senso che deve essere una scelta assolutamente libera della donna, che si gestisce in maniera assolutamente autonoma e non è schiava di nessuno. E invece la schiavitù ti impone delle cose che sono inaccettabili, che portano alla distruzione dell'esistenza. E quindi la differenza tra vendere sesso e vendere il proprio corpo è una differenza enorme, e quindi c'è un movimento all'interno del mondo della prostituzione, soprattutto all'estero, ma comincia a formarsi anche in Italia, che va in questa direzione e secondo me deve essere appoggiato.